giorni, sono Giuseppe Stecca, sono ricercatore presso il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e lavoro presso l'Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica Antonio Ruberti, che ha una formazione, diciamo, come istituto legata a metodologie di ottimizzazione, modellazione matematica, controllo e informatica. Io in particolare mi occupo di metodi di ottimizzazione e simulazione dei processi legati alla produzione, alla distribuzione, quindi anche alla logistica, e collaboro anche con l'Università di Tor Vergata, dove ho un corso di supply chain management e insegno quindi presso la facoltà di ingegneria gestionale e presso l'ultimo anno di ingegneria, facoltà di ingegneria gestionale, indirizzo logistica e trasporti. Allora, supply chain management lo vediamo un po' come un'evoluzione del concetto di logistica, concetto nato, diciamo, in ambito militare, ma sviluppato dal punto di vista scientifico anche a livello industriale, visto come l'insieme delle attività necessarie a spostare nello spazio e nel tempo, quindi anche immagazzinare merci, al fine di soddisfare il livello di servizio. Il supply chain management ha una visione più integrata di processi e quindi si vedono insieme processi ad esempio di produzione e distribuzione, di pianificazione a lungo e medio breve periodo, in modo tale sempre da soddisfare le esigenze del cliente al minimo costo, chiaramente con evoluzioni in progresso. Quindi ad esempio oggi è importante parlare ad esempio di green supply chain management, dove c'è la visione sostenibile non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale, oltre che sociale, dei processi integrati, diciamo, di produzione e di logistica, che quindi necessitano metodi complessi di ottimizzazione, di simulazione, ma anche di tracciamento, monitoraggio, perché è necessario soddisfare il cliente, ma soprattutto anche soddisfare gli obiettivi di diversi attori, stakeholders, di questa catena del valore distribuita nello spazio, ma anche nel tempo. E quindi si parla anche, diciamo, del time to market all'interno della catena logistica, oltre che il lead time di trasporto. Allora, chiaramente il supply chain management è strettamente legato alla tecnologia abilitante per poter migliorare i processi che attraversano diverse organizzazioni e in cui entrano in gioco diversi stakeholders. E non è un caso quindi che molti dei progetti Industria 4.0 che si possono vedere anche ad esempio come valutatore di progetti riguardano in parte o totalmente la supply chain, proprio perché sono dei processi complessi e quindi l'utilizzo di tecnologie abilitanti legate all'industria 4.0 per il monitoraggio, il tracciamento delle informazioni e l'utilizzo intelligente di queste informazioni per prendere decisioni legate al miglioramento del processo, diciamo, rendono molto, diciamo, integrate tecnologie e metodologie di gestione della catena logistica. Quindi moltissimi progressi, se andiamo indietro, se partiamo ad esempio dalle tecnologie di tracciamento RFID fino alle tecnologie blockchain collegate con machine learning e intelligenza artificiale, sono spesso intimamente legate ai processi logistici, produttivi e distributivi. Allora, i metodi appunto di miglioramento dei processi logistici, produttivi e quindi in toto del supply chain management hanno chiaramente origine molto lontana, riguardano spesso metodi quantitativi di ottimizzazione legati alla ricerca operativa o alla simulazione, ad esempio, ad eventi discreti. Questi modelli si sono evoluti con l'evolversi del concetto di supply chain management, quindi si è passati da modelli, ad esempio, per
il miglioramento del routing dei veicoli, oppure dell'ottimizzazione del picking nei magazzini, fino ad arrivare a modelli, diciamo, più integrati che potessero gestire l'evoluzione appunto del concetto di supply chain management. L'utilizzo delle tecnologie dell'industria 4.0 ha posto questi metodi su nuovi livelli. Ad esempio, ci permette, tramite ad esempio l'acquisizione di dati in real time di tipo eterogenei, di poter ad esempio segmentare meglio questi metodi di ottimizzazione rispetto alle esigenze, quindi al profilo dell'utente. Quindi si sono viste ad esempio l'utilizzo di prezzi di tipo menu legati al livello di servizio percepito dall'utente che vuole ricevere ad esempio il bene con più o meno urgenza, e quindi l'utilizzo anche di sistemi ad esempio di machine learning, artificial intelligence, ci permette di affinare le procedure di ottimizzazione, integrarle con i dati reali del campo, evolvendo quindi questo concetto di ottimizzazione e simulazione verso un concetto anche che adesso viene chiamato ad esempio di digital twin, dove c'è uno stretto collegamento tra sistema reale e sistema virtuale e sistema di supporto alle decisioni per i manager, ad esempio per migliorare le operations. Questo grazie veramente alla stratificazione di più tecnologie legate all'industria 4.0.